All'indomani della conclusione dei turni di ballottaggio, i consiglieri commentano l'esito delle elezioni amministrative nei comuni toscani coinvolti in questa tornata elettorale. Presentato il libro e il docufilm realizzati per i 100 anni del comune grossetano con gli interventi di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, della consigliera regionale Donatella Spadi e del sindaco Andrea Benini. Inaugurata dalla consigliera segretario dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni e dalla curatrice Serena Becagli, la mostra Una nuova primavera dell'artista pistoiese Giacomo Carnesecchi. Amministrative in Toscana, le considerazioni politiche. Il centrodestra domina a Pisa, Massa, Siena e riconferma il sindaco a Pietrasanta. Conquista Poggio a Caiano e Laterina, Pergine e Valdarno. Il PD conquista solo Pesce, al Movimento 5 Stelle solo Campi Bisenzio in coalizione con la sinistra. E questo è il bilancio della tornata di elezioni amministrative tenendo conto del primo turno. Grande soddisfazione perché noi abbiamo iniziato prima di questo turno elettorale, governavamo 8 dei comuni che vanno al voto, siamo usciti governandone 12, quindi siamo cresciuti come centrodestra, abbiamo riconfermato tutti i capiluogo di provincia che governavamo e come Fratelli d'Italia la soddisfazione anche di essere la prima forza della coalizione, che ovviamente ci riempie di orgoglio e di oneri. E soprattutto è finita la novella che la sinistra ha raccontato per 5 anni, che nel 2018 a Massa, a Siena e a Pisa Conti, allora De Mossi e Persiani avevano vinto, perché il 2018 era un anno particolare dove 5 Stelle stavano al governo con la Lega, quindi sul territorio non ci sarebbe stata una belligeranza ai nostri confronti. Questa volta si sono addirittura uniti tutti dall'altra parte contro il centrodestra e i sindaci sono stati riconfermati tutti e tre. Io aggiungo personalmente l'anno scorso anche Alessandro Tomasi alla lista, che addirittura ha vinto al primo turno, segno che il centrodestra ha una classe dirigente sul territorio che quando governa lo fa bene, non ha niente a che invidiare la sinistra. Il dato politico vero è che laddove governa il centrodestra ormai non è più un caso la vittoria del centrodestra. Ci avevano detto che avevamo vinto a caso Massa, Pisa, Siena, dopo 70 anni governo di centrosinistra. La verità è che la riconferma delle donne e degli uomini del centrodestra e la buona amministrazione di centrodestra conferma che quando governa il centrodestra i cittadini continuano a darci fiducia. E l'altro dato sorprendente, ve lo faccia dire, di questa tornata elettorale è Campi. Campi, il sindaco che ha scelto di abbandonare i cittadini che lo avevano votato, è andato a fare il parlamentare, che fa il segretario del Partito Democratico regionale, perde nella sua città. Questi sono i due dati, come dire, di questa tornata elettorale. Da un lato, dove governa il centrodestra e governa bene, viene confermato, dall'altro il centrosinistra perde. Da qui partirà la nostra campagna elettorale per le amministrative del 2024 e verranno coinvolti 184 comuni, il capoluogo di regione, 2 capoluoghi di provincia importanti come Livorno e Prato, e per le regionali del 2025. Il centrodestra si farà trovare attrezzato, già abbiamo cominciato a ragionare della nostra prospettiva, della guida, della squadra, dei programmi, a partire dal lavoro che stanno facendo i consiglieri regionali. Io ringrazio i colleghi di Lega e di Fratelli d'Italia per il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo. I prossimi 2 anni e mezzo continueremo a fare attività non solo di opposizione, ma anche a proporre attraverso proposte di legge, ordini del giorno, emendamenti, per farci trovare pronto al 2025. Come detto, a Pesce ha vinto al ballottaggio il candidato del centro-sinistra Riccardo Franchi. Alle politiche del 2022 i rapporti di forza erano 47% per il centrodestra, 26% per il centrosinistra. Pochi mesi dopo il centrosinistra torna, dopo anni, a guidare il governo della città e solo 6 mesi fa, alla luce dei risultati elettorali, era impossibile. Quindi Pescia dimostra che, partendo, come era stato nel nostro caso, dal 12% del 2018, in 5 anni, facendo tutta una serie di scelte radicali e coraggiose, si può ritornare a vincere anche in luoghi dove nessuno avrebbe scommesso che saremmo riusciti a farlo. Ogni comune ha una storia a sé. Io penso che il vero banco di prova per il nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico in Italia e in Toscana siano le elezioni del 2024, perché dalle primarie sono passati solo 3 mesi e purtroppo in Toscana, quando il segretario regionale si è insediato, c'erano dei comuni dove ancora non erano stati individuati candidati a sindaco. Così non può più avvenire. Noi abbiamo la necessità
sei mesi prima di avere i candidati a sindaco, su costruire alleanze sociali e politiche sul governo dei territori, e Pescia ne è la dimostrazione che non c'è nessun luogo in cui non possiamo ritornare a vincere. Ma il risultato delle amministrative ha dimostrato che più che un'elezione di un sindaco era un'elezione di carattere politico, dove le contrapposizioni tra le forze politiche che a questo momento governano a livello nazionale hanno dimostrato forte radicamento anche nel territorio toscano. Questo impegna ciascuno di noi che invece governa in Regione Toscana a dimostrare fiducia reciproca all'altro, cercare quando ci sono le elezioni amministrative maggiormente quei punti di convergenza al cospetto delle cose che possono in alcuni casi dividere. Non sempre questo è stato possibile e credo che apra una riflessione seria anche rispetto alla tenuta del centro-sinistra. Credo che bisogna portarsi maggiore rispetto reciproco gli uni con gli altri, bisogna provare a dimostrare che quando governi una regione le intese sui territori possono essere importanti da veicolare ai nostri cittadini. Non credo che le questioni riguardino il primo turno, dove ciascuno in maniera corretta e legittima, credo sia corretto poter avanzare le proprie candidature, le proprie proposte, ma in tutti quei comuni che hanno poi un ballottaggio, per come è fatto il sistema elettorale, comportano per forza delle intese che vengono costruite su una base di una politica che a mio avviso deve provare a costruire un fronte che io avevo definito progressista e riformista. Non si è voluto strutturare e credo che la visione autoreferenziale, in alcuni casi molto identitaria, del Partito Democratico sotto la guida della Schlein abbia portato, diciamo, poi a questa sconfitta netta anche in Toscana. Italia Viva, dal canto suo, deve occupare in maniera sempre più forte un'area riformista in questo Paese. A cospetto di una destra sempre più sociale, di una sinistra sempre più elitaria e autoreferenziale, c'è bisogno di una proposta pragmatica, riformista, seria, che affronti le questioni nel merito, che noi proviamo a rappresentare. Per il Movimento 5 Stelle, che in Toscana si attesta solo a Campi, è stato un risultato al di sotto delle aspettative. Siamo consapevoli che il fatto di non essere ancora riusciti a radicarci nel corso degli anni sul territorio rispetto a altri partiti ben più datati del nostro sia un vulnus per la nostra formazione politica. Tuttavia l'esempio di Campi, dove abbiamo espresso persone credibili che hanno portato avanti un programma concreto nell'interesse dei cittadini, della comunità e dell'ambiente, ha pagato. Perché alla fine i cittadini sanno come esprimere il loro voto, si rendono conto quando un progetto è ben costruito ed è in grado di dare loro risposte e li premiano. Noi, quello è il modello che noi vogliamo continuare a portare avanti, che è quello fatto di una squadra coesa e coerente verso degli obiettivi che sono fuori dagli interessi del partito. Il Partito Democratico, in casi come in Pruneta, dove si è dimostrato di mettersi in discussione pienamente e con le persone e con il programma, è stato sicuramente un alleato con cui abbiamo potuto dialogare e costruire un percorso insieme. A Impruneta governeremo insieme. Questi però sono dei casi che sono delle eccezioni, sono dei tasselli in una regione toscana ancora a forte trazione riformista e renziana, che non lascia nessuno spazio a quelli che sono i nostri programmi di base: la lotta alla disuguaglianza, la tutela del lavoro, dell'ambiente, del paesaggio, rifiuti zero. 100 anni del comune di Follonica. Il 2023 sarà l'anno del centenario di Follonica e l'occasione per celebrare collettivamente questa importante ricorrenza. Follonica ha una storia recente rispetto alla maggior parte delle città italiane, lunga appena un secolo. Anche per questo i festeggiamenti e gli eventi in programma sono pensati proprio per una città giovane e moderna, un anno durante il quale le iniziative culturali saranno al centro di percorsi sulla memoria e sul futuro della città della ghisa e del ferro, con percorsi che prevederanno il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, mentre l'identità della città verrà raccontata da un docufilm e da una pubblicazione. E ho voluto che questa presentazione fosse qui per presentare un libro davvero molto bello e un docufilm che racconta questi 100 anni. Io vorrei parlare di modello Follonica per la sua capacità di ripensare la rigenerazione urbana di un territorio. Da quel luogo, un luogo di paure, un luogo di rabbia, di disperazione perché il lavoro non c'era più, oggi è diventato un luogo di cultura, un luogo di arte, un luogo di apertura, un luogo di speranza. Ho detto prima al sindaco Benini che questo è un lavoro importante che noi continueremo a sostenere, che questo libro e anche il docufilm non servono solo a ricordare 100 anni di storia, non servono a guardare al presente, ma servono a essere monito verso il futuro, un futuro fatto di rigenerazione urbana, di investimenti culturali, con la capacità di guardare i nostri territori come luogo delle opportunità. Una ricostruzione storica che attraverso il libro e il docufilm, aggiunto la consigliera regionale Donatella Spadi, cercano di ricostruire un'immagine complessiva della città che ultimamente è
stata conosciuta soltanto per il mare, mentre la nascita della città è legata alla fabbrica. Negli anni 70 la fabbrica è stata chiusa e la città ha costruito un nuovo modello di sviluppo più legato alla cultura e al turismo, ha detto Spadi. Il libro è molto interessante e cosa si trova all'interno? Si trova una ricostruzione non vista solo dai follonichesi appunto, ma anche da altre persone che comunque conoscono Follonica e cercano di raccontare questa storia, anche perché purtroppo per anni Follonica è stata conosciuta solo per il mare, ma in realtà non è solo mare, anche Follonica ha una sua storia che si dipana dai Lorena in poi e nasce proprio come città fabbrica, quindi non come un posto di vacanza ma un posto di lavoro, e attorno a questa comunità operosa si sviluppa. Chiaramente negli anni 70 la città fabbrica è stata chiusa e quindi poi si è sviluppata in un altro modo. Diciamo che dal 1923 si stacca da Massa Marittima, diventa comune, di cui quest'anno appunto ricorre il centenario e viene appunto celebrata con questo libro e questo film. All'iniziativa sono intervenuti Alberto Prunetti, che ha presentato il suo volume Mare di Ghisa, inchiesta sui primi 100 anni del comune di Follonica, una sorta di antologia del centenario che riunisce i contributi di diversi autori sulla visione della città e le prospettive future. Il regista Francesco Falaschi ha illustrato la sua opera proiettando il trailer del docufilm La fabbrica delle storie, Follonica 1842-2023. E noi l'abbiamo inteso non come un'iniziativa, come dire, autocelebrativa, ridondante o retorica, ma come un'occasione per, come dire, riflettere, anche problematizzare un po' quella che è stata la nostra vicenda, che è una vicenda particolare, quella di una città tutto sommato giovane, nata nell'Ottocento e nata fisicamente forgiata nella fabbrica. Prima Follonica era la fabbrica, era una città fabbrica, peraltro sono state fuse nelle fonderie di Follonica anche le balaustre di Piazzale Michelangelo, quelle intorno alla Torre di Giotto, come tante altre produzioni artistiche in giro per l'Italia e per l'Europa. E tutto ruotava intorno a quello, la vita quotidiana ma anche gli edifici principali, la chiesa in una città normale sarebbe nella piazza accanto al municipio, guardava l'ingresso della fonderia. Dagli anni 60, chiusa la fabbrica, la fonderia è stata risucchiata, diciamo, nello sviluppo disordinato urbanistico del boom economico, però abbiamo provato a fare uno sforzo intanto di recupero della memoria, far sì poi che quel luogo potesse diventare un'occasione di sviluppo e di futuro, no? Una fonderia è diventata un teatro importante, un'altra fonderia è diventata un museo, e poi ragionare su quelle che sono le comunità, perché c'è sicuramente una pluralità nelle comunità, sono tante in qualche modo le città che compongono la città follonica, perché sicuramente nel DNA della nostra città c'è l'ospitalità, l'apertura, l'accoglienza, diciamo, come una città di frontiera, al confine con un'altra realtà come quella livornese e piombinese, ma soprattutto di fronte al mare, di fronte all'Elba, aperta in qualche modo al vento e ai forestieri. Mostre l'omaggio di Carne Secchi a Buscioni e Pontormo. Inaugurata dalla consigliera segretario dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni, la mostra Una nuova primavera dell'artista Giacomo Carne Secchi, presente insieme alla critica d'arte Serena Becagli. Questi nuovi lavori del pistoiese Carnesecchi prendono ispirazione dalla deposizione di Pontormo, custodita a Firenze nella chiesa di Santa Felicita, e dall'opera di Umberto Buscioni. Sono 8 grandi tele che amplificano i colori acidi di Pontormo. I rossi, i rosa e i gialli sono come esplosioni di colori, come quando la primavera esplode all'improvviso. Le opere sono 8 tele, di un grande formato, 1,50 m per 3 metri, e li chiamo più drappi perché proprio voglio dare la sensazione della stoffa, delle pieghe sulle pieghe, quindi pieghe delle tele e pieghe dipinte, tutto dedicato a 2 personaggi importanti per la mia carriera e la mia formazione d'artista, che sono Umberto Buscioni e un grande fiorentino che è Pontormo. Infatti le opere sono dedicate in primis alla deposizione di Pontormo, una rivisitazione dei colori e delle piccole pieghe che ci sono all'interno dell'opera del maestro rinascimentale.
Una mostra che, come diceva l'artista, è un omaggio a due grandi maestri, Pontormo, in particolare alla deposizione che è conservata qui a Firenze e Santa Felicita, e Umberto Buscioni, un artista pistoiese a cui sia io che Giacomo siamo molto legati, è un artista che ha guardato tanto la deposizione del Pontormo e ce l'ha restituita. Purtroppo, insomma, Umberto Buscioni è venuto a mancare anni fa, e quindi in questo caso, insomma, siamo di nuovo a dare un omaggio a lui, ai suoi colori e alla sua interpretazione del maestro manierista. Io sono molto orgogliosa che il Consiglio regionale della Toscana ospiti oggi l'opera di un artista pistoiese, di un giovane artista pistoiese, Giacomo Carnesecchi, che esporrà qui le sue opere, che si rifanno a due filoni, prendono il via da una lettura della deposizione del Pontormo, opera peraltro custodita qui a Firenze, ma attraverso lo sguardo della grande tradizione del Novecento pistoiese, un secolo straordinario da un punto di vista artistico, e attraverso l'opera in particolare di un suo grande testimone come Umberto Buscioni. Quindi credo che il Consiglio regionale oggi, nell'ospitare l'opera di una città vicina, di un artista di una città vicina, in realtà trasferisca questa riflessione su un ambito metropolitano molto compiuto e molto, soprattutto, di grande livello artistico, per cui a nome dell'ufficio di presidenza del presidente Mazzeo davvero siamo molto felici di ospitare l'opera di Carnesecchi, e come esponente pistoiese dell'ufficio di presidenza metto anche una punta d'orgoglio personale nel vedere queste straordinarie opere e nelle sale del nostro consiglio. La mostra sarà visitabile a Palazzo del Pegaso fino al 10 giugno, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13.